dirigenti e funzionari della soprintendenza archeologica questa mattina a Campobasso per affrontare il discorso dell'attività di ricerca e tutela del territorio. Da domani parte ufficialmente la nuova stagione venatoria. L'assessore Nicola Cavaliere invita i cacciatori alla prudenza per la caccia al cinghiale. Terremoti e calamità naturali con la campagna Io non rischio, tutti i consigli per i cittadini per far fronte alle emergenze all'interno delle proprie abitazioni. Oggi pomeriggio ad Isernia si svolgerà la rievocazione storica del passaggio di Papa Celestino V nel 1294, oltre 120 le comparse per il corteo. Buongiorno cari amici telespettatori e ben ritrovati con il telegiornale di TLT. I carabinieri del NAS hanno sequestrato quantitativi ingenti di carne mal conservate all'interno di un ristorante. Ad Isernia circa 30 i chili di alimenti, tra cui vari tipi di carne e salumi conservati, in ambienti non idonei. All'interno di un allevamento zootecnico invece i militari hanno sequestrato 37 bovini, poiché privi delle marche auricolari. Il valore della merce prelevata è di circa 500 euro, mentre quello del bestiame ammonta a circa 110.000 euro. E cambiamo argomento. Incontro con la stampa dei dirigenti e funzionari della soprintendenza archeologica sull'attività di tutela e ricerca in Molise oggi. Vediamo. Al Palazzo Iapoce di Campobasso, incontro con la stampa relativo all'attività di tutela e ricerca archeologica in Molise, attraverso i risultati della campagna di scavo sul Tempio ad Alto Podio di Altilia Sepinum e delle attività di archeologia preventiva sulle zone del metanodotto Larino-Chieti, condotte dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio del Molise. Siamo impegnati sul campo a 360 gradi perché l'area di Altilia, l'antica Sepinum, è uno dei luoghi cardine, diciamo, dell'archeologia di questa regione, e questa cosa è ben nota. Quello che però oggi noi andiamo a proporre è uno sguardo sui risultati della ricerca archeologica al di là anche di questo contesto straordinario, prezioso, unico nel suo genere, per cui, come vi abbiamo annunciato, andiamo a parlare sia dei lavori e delle riscoperte condotte, diciamo i ritrovamenti nuovi, le novità nell'area di Sepino, ma anche di tutta un'altra serie di questioni che vengono da quell'attività di scavo che è proprio legata ai temi della tutela, che è quella dell'archeologia preventiva. Queste iniziative, a suo parere, sono valorizzate dalla società, dal complesso della società? Molto c'è, molto si fa, molta è la risposta, però si può sempre migliorare. Noi stiamo lavorando con una progettualità diciamo che già ci porterà nel 2020 a lavorare su grandi iniziative di valorizzazione legate all'area di Sepino, ma non solo. Senta, ecco, l'attenzione esterna dal Molise. In miglioramento, mi pare, nel senso che anche da un osservatorio, diciamo, personale, io non sono molisana, sono tornata a lavorare qui in Molise, in quella che è stata tra l'altro la mia prima sede di servizio, però rispetto ad allora ho la percezione dalle domande di amici, di conoscenti, sono stata un fine settimana in Molise, ho assolutamente intenzione di tornare, che comunque ci sia una nuova qualità, diciamo, del turismo in Molise, ed è una qualità che questa regione dovrebbe coltivare, non quella del turismo di massa, quello usurante dei monumenti e dei luoghi, ma quella di chi viene qui per trascorrere dei giorni in serenità e con la calma della volontà della conoscenza. E torniamo adesso alla cronaca. I carabinieri hanno eseguito un'ordinanza di misura cautelare nei confronti di un 45enne di Pozzilli per aver violato il divieto di avvicinarsi all'ex coniuge. L'uomo pertanto è stato arrestato e sottoposto alla detenzione domiciliare presso la propria abitazione.
E i consiglieri di centrodestra al comune di Campobasso hanno richiesto domani la convocazione di un consiglio sul tema dell'edilizia scolastica. La maggioranza ha una responsabilità a parere delle opposizioni per chiedere scuole sicure. Alcune scuole cittadine ad oggi risultano aperte nonostante le relazioni dell'università abbiano certificato carenze strutturali. E torna da domani la caccia al cinghiale in Molise. L'assessore Nicola Cavaliere invita i cacciatori alla prudenza. L'attività servirà anche per cercare di far fronte al problema degli ungulati. Vediamo. Da domani parte ufficialmente in Molise la caccia al cinghiale, attività questa che permetterà anche di far fronte alla problematica del gran numero degli ungulati presenti sul territorio, al fine di evitare anche problemi alla circolazione alle persone. L'assessore regionale Nicola Cavaliere, in occasione dell'apertura autunnale, ricorda a tutti i cacciatori di prestare massima attenzione e rimarca le raccomandazioni rivolte a chiunque frequenti i boschi in questo periodo o per caccia o per altre attività. Ai cacciatori Cavaliere ricorda che prima di ogni cosa la massima attenzione va posta alla sicurezza. Altrettanto importante poi il rispetto dell'ambiente e del territorio, patrimonio da preservare con impegno e cura. Si consiglia, sottolinea ancora, di indossare anche capi di abbigliamento idonei ad alta visibilità. Riguardo alla pratica venatoria, si rimarca l'importanza di trascrivere in ogni volta sul carniere il numero dei capi abbattuti, in modo da consentire all'amministrazione regionale di rilevare i dati e trasmetterli al Ministero. Solo in tal modo si potranno ottenere pratiche di buon ed efficace monitoraggio del territorio, acquisire tutti gli elementi utili a una stesura efficace dei prossimi calendari venatori. E in via Monforte a Campobasso è stata ritrovata in una cantina una bomba risalente alla Seconda Guerra Mondiale. Gli artificieri hanno provveduto a mettere in sicurezza la zona e poi prelevato l'ordigno che verrà fatto esplodere in una cava di Oratino. E a Campobasso, a seguito dei lavori di scavo per la posizione dei cavi in fibra ottica, verrà chiusa al traffico via Garibaldi dal numero civico 132 al 142. I lavori dureranno dalla mezzanotte di giovedì 17 fino alla mezzanotte del giorno del 21 ottobre. E parliamo adesso del rischio sismico e prevenzione nelle case attraverso la campagna Io non rischio. Ecco i consigli del gruppo SAE 112 per essere preparati in caso di terremoto e calamità naturali all'interno delle proprie abitazioni. SAE 112 di Termoli, siamo con Antonio Sassoni, delegato di Trivento. Ci spiega la sua ONLUS. Noi siamo un'associazione ONLUS chiamata SAE 112, con i nostri volontari stiamo qui in piazza a spiegare la campagna sui terremoti nazionale della protezione civile denominata Io non rischio. Spieghiamo cosa fare in caso di terremoto prima e dopo e come mettere in sicurezza un'abitazione prima del terremoto, perché noi insegniamo logicamente a fare resistenza contro il terremoto, perché purtroppo viviamo in un paese che è l'Italia, a alto rischio terremoti e stiamo qui a spiegare con questa campagna Io non rischio cosa i comportamenti giusti da avere in caso di terremoto. Come bisogna comportarsi in caso di terremoto? In caso di terremoto, buona pratica, prima di tutto non farsi prendere dal panico. In secondo luogo restare sotto un architrave se stiamo in casa, se abbiamo la possibilità di uscire subito dall'abitazione, trovare i punti di raccolta che il comune con i piani di sicurezza e di evacuazione mette a disposizione. Se stiamo in un palazzo, non prendere mai l'ascensore, non scendere mai le scale, aspettare che passa il sisma, ma la cosa più importante è mettere in sicurezza le nostre abitazioni, prima di tutto prima del terremoto, chiamando un tecnico strutturale, un ingegnere strutturale che ci spiegherà insomma se la nostra abitazione è a norma per metterla in sicurezza. Scopo è mettere a norma le abitazioni, quindi con il sisma bonus casa sicura noi cosa facciamo? Diamo gli incentivi, non noi logicamente, lo Stato, dagli incentivi per mettere in sicurezza le nostre strutture. Poi logicamente
con la campagna Io non rischio, noi spieghiamo durante il terremoto e dopo il terremoto i comportamenti di. E domani nella sede della Protezione Civile Regionale di Campochiaro si svolgeranno attività per la divulgazione della cultura della protezione civile con la scuola elementare di Isernia San Giovanni Bosco. L'iniziativa ha per fine la conoscenza del progetto Io non rischio scuola 2019. E presto una nuova banca di Isernia, opportunità questa per tutti i cittadini, più sicurezza e interessi per ogni singolo utente e rilancio del tessuto economico. Sentiamo. Direttore, a Castel dei Giudici c'è anche la squadra della Banca di Credito Cooperativo, ci presenta il suo gruppo? Sì, niente, come Banca di Credito Cooperativo abbiamo un gruppo coeso di colleghi che va al di là della filiale di Castel di Sangro, tutta la zona parco. Loro rappresentano, diciamo, un gruppo dei miei ragazzi che quotidianamente presidiamo la nostra zona di competenza ma anche il Molise. Abbiamo la nuova collega che verace di Isernia, Angela Di Pasquale, che sarà un perno per la filiale di Isernia, il collega Emanuele Antonucci, che insieme a lei dovrebbero essere punti fermi, poi c'è la collega Graziana Tambone e, come dicevo prima, c'è la collega Ada Di Natale, poi ci sono altri colleghi, però per motivi logistici non stanno presenti. Lei gioca in casa? Sì, sono fortunata rispetto a loro che vengono da fuori e non vedo l'ora che iniziamo questa avventura anche su Isernia e nel Molise. Questo perché ci tengo in modo particolare, è la mia terra e so che la BCC potrà fare tanto proprio per il rilancio di Isernia, l'impegno nostro c'è tutto. Poi con il direttore e con tutti loro accanto è sicuro che sarà un successo, veramente ce la faremo e aiuteremo tanto l'economia molisana, ne sono sicurissima. E domani è l'ultimo giorno per regolarizzare la propria posizione all'Università degli Studi del Molise. Per immatricolarsi o iscriversi agli anni successivi al primo ci si potrà recare alla segreteria studenti, aperta la mattina dalle 9 alle 15 e dal pomeriggio alle 15 alle 16.30. E Piero Ricci, insieme ai musicisti del gruppo Nuova Musica, hanno presentato il loro ultimo lavoro, l'album dal titolo Terra Nostra, un ulteriore omaggio al Molise. La Zambogna di Piero Ricci torna al centro di un progetto musicale che continua ad omaggiare il Molise e i molisani. Si tratta di un nuovo lavoro intitolato Terra Nostra, proposto in un ultimo album al quale hanno lavorato, oltre al maestro Piero Ricci, numerosi altri suoi collaboratori, musicisti che hanno voluto costituire il gruppo denominato Nova Musa, un chiaro riferimento ad una nuova Zambogna che permette proposte musicali diverse e sicuramente innovative. Le tematiche del nostro disco sono in pratica quelle che da tanti anni cerchiamo di perseguire, sia io che gli amici del gruppo. Questo nuovo gruppo si chiama Nova Musa. Nova Musa significa nuova zampogna. E questa zampogna così particolare che è capace un po' di arricchire il repertorio tradizionale. La nostra musica vuole dar significato, vuole sicuramente rivolgersi alla nostra terra, al nostro Molise, non a caso il disco si chiama Terra Nostra. Tutti i titoli dei brani e le esecuzioni e gli strumenti che concorrono appunto a formare questo disco in pratica rievocano un po' il nostro Molise e tutte le nostre tradizioni. Gli strumenti che sono presenti nel disco, quindi nel nostro gruppo, sono essenzialmente quelli che ci rappresentano di più, in particolare la zampogna, che forse tutti sapete che in pratica è uno strumento tipicamente molisano, ma non solo la zampogna, anche l'organetto e le percussioni. Il gruppo però è formato anche da altri strumenti, che sono strumenti classici, il pianoforte, il contrabbasso, il fagotto ed il corno. Questa strana formazione in pratica esegue un tipo di musica che mi piace definire eclettica, con questo strano aggettivo che non è né etnico né eclettico, ma eclettico perché la nostra musica appunto per metà classica, per metà tradizionale,
ed etnica, perché soprattutto si svolge con gli strumenti solisti che rappresentano la nostra tradizione, ed in particolare la zampogna e l'organetto. Con questi strumenti rinnovati, ovviamente, in particolare la zampogna, che è stata modificata rispetto allo strumento tradizionale, quindi è in grado di avere più note a disposizione e quindi di eseguire più armonie. Tutto questo ovviamente insieme ad altri strumenti, la zampogna insieme ad altri strumenti di estrazione classica, forma questo strano gruppo che esegue un repertorio molto molto caratteristico, direi. Il movimento dei consumatori si oppone alla decisione della regione Molise, che ha deciso di procedere al fermo amministrativo per il mancato pagamento della tassa automobilistica regionale. Secondo l'associazione, che sta promuovendo azioni a tutela del consumatore, questa attività è illegittima e chiede pertanto l'annullamento di tutti gli atti. E parliamo adesso del ritorno del Papa Santo, rievocazione storica con oltre 120 figuranti oggi pomeriggio ad Isernia, un evento per ricordare la figura di Papa Celestino V e alla visita della città natale nel 1294. Vediamo. Mille Vidulo, ci siamo allora. Una gran fatica, ma speriamo anche una bella soddisfazione. Io sono contenta perché si è creato un clima come avrei voluto intorno a questa iniziativa, che cioè non una cosa finta, recitata o fatta semplicemente da figuranti, ma una cosa partecipata dalla città, e domani credo che si abbia il segno di questa partecipazione. Quindi... L'altra volta le ho chiesto quanti erano i partecipanti, i figuranti, non conoscevo ancora il numero, adesso... Ufficialmente 126, ed è un numero notevole, insomma, perché non è di facile gestione, è corposo, però bene così, insomma, andava dato il giusto rilievo. Abbiamo voluto sempre partire con il piede giusto, nel senso che questi sono eventi che inizialmente si fanno anche sottotono, ovviamente, i primi anni, ma su alcune cose non abbiamo derogato, per esempio i costumi, che sono stati tutti realizzati, disegnati e realizzati per l'occasione con la mano esperta di Teresa Caraffa, che è una costumista professionista molto brava, che ha preso parte davvero a fatti importanti nel mondo dello spettacolo, per cui sotto la sua direzione i costumi saranno davvero belli, posso dirlo senza tema di essere troppo autoreferenziale, perché sono molto contenta del lavoro che ha fatto. Che consiglio possiamo dare per i tanti che verranno ad assistere a questo spettacolo unico? Beh, che è uno spettacolo un po' diverso forse, di non considerarsi tanto pubblico quanto magari prossimi protagonisti di questa cosa. Lo spirito è sempre stato quello, la città di Isernia che fa qualcosa per se stessa, si riappropria di Celestino sia nei contenuti spirituali, nei contenuti storici, che pure sono ampiamente documentati, la rievocazione è fedele a dei fatti storici, con la consulenza di Monsignor Palumbo e di Fernando Cefalogli, che hanno voluto assicurare appunto la storicità dell'evento, e perché no anche da un punto di vista turistico, cioè di rilancio della città, dell'economia di questa città, quindi può essere un momento davvero che può guardare anche in parte alla crescita della nostra realtà. E domani alle 18 a Guglionesi ci sarà la presentazione del libro Quando il Molise fermò il nucleare, 40 anni di lotte per l'ambiente a Termoli e nel Basso Molise, a cura di Aldo Camporeale e di Enzo Gallo. Dalla protesta contro i centrali nucleari che il governo voleva costruire in regione fra gli anni 70 e gli anni 80, il libro arriva fino ai giorni nostri, passando dall'insediamento delle industrie chimiche alla turbogas. E questa sera alle 18 nella libreria La Scolastica di Campobasso la scrittrice Maria Gabriella Mariani presenterà il suo romanzo Ologramma, 7 vite per non morire. Nel libro si affrontano tematiche molto attuali oggi come la depressione e l'omosessualità. E vediamo adesso le previsioni del meteo. La gamma commerciale, tutta l'energia che ti serve, è in Viale Olanda nella zona industriale di San Salvo. Per vederci chiaro, Ottica Desiato, in via Estonia 41A a San Salvo e via Acqua Santi Anni 5 a Trivento.
Sole e bel tempo oggi sul Molise, stellato il cielo su tutta la regione dalla sera. Le temperature sono comprese tra i 13 gradi di Campobasso e la massima di 24 a Termoli. Ventilazione sud-occidentale, mare calmo. Domattina sulle due province cielo variabile. I valori climatici sono previsti stazionari o in leggera flessione. Venti meridionali. Iniziata con successo l'attività del tour ball della società I Guerrieri della Luce al quadrangolare dell'amicizia svolto a Teramo, la squadra molisana si è piazzata prima sul podio al cospetto di squadre abruzzesi e laziali. Una competizione di spessore che ha già dato prova dell'impegno che i ragazzi del Comitato Paralimpico Locale riserveranno agli avversari nel campionato di Serie A. Punti gioco e occasioni, non si ferma più la matricola Vasto Girardi, prova di qualità sul campo dell'Aragona Vasto al cospetto dei biancorossi abruzzesi. Vediamo. Mister Francesco Farina, 13 punti in classifica, squadra ancora imbattuta, ma soprattutto avete espugnato l'Aragona. Sì, è stata una partita importante perché venire qua e avere 8-9 occasioni da gol, prendere un palo, fare 3 gol è sempre una cosa bella. Stiamo giocando bene, ci stiamo esprimendo bene, siamo una piccola realtà. Però rispettiamo tutti gli avversari e facciamo in modo che ogni partita venga determinata dal nostro gioco. Oggi abbiamo fatto gol con i nostri due quinti, due ragazzi del 2000, Gentile e Lepore. Lepore ha fatto gol anche domenica, vuol dire che il lavoro sta venendo fuori alla grande ed è grosso merito del direttore sportivo Marinucci Palermo e del direttore generale Crudele insieme al presidente di Lucente. Ecco, si aspettava un Vasto Girardi così dopo 7 giornate? Ma diciamo che nel corso degli anni a me è capitato di fare 5 volte i playoff, quindi la mentalità è quella di fare sempre delle partite gagliarde, offensive e quindi di andare su tutti i campi a giocartela. Noi secondo me abbiamo ancora tanti margini di miglioramento. Oggi lo spunto me lo danno i due gol presi, che a partita morta, cioè sul 2-0 e sul 3-1, siamo riusciti a fare gol dopo 5 minuti agli avversari, quando noi potevamo fare facilmente il triplo vantaggio. Quindi c'è tanto da crescere perché non si possono prendere questi gol. Queste sono errori da evitare, da eliminare, da migliorare, perché se vogliamo fare un campionato di alto livello, per stare lì attaccate alle prime, questi errori non ce li possiamo permettere. E ricordo, sono mentali, e mentalmente è la maggior parte del lavoro che sto facendo sui ragazzi, oltre quello dell'ambiente, perché l'ambiente ha bisogno di, dopo l'annata precedente, dopo l'ultima annata, ha bisogno di ritrovare quelle dinamiche che servono per vincere. E oggi è il lavoro più difficile che sta facendo la società. Vittoria sofferta ma meritata quella dell'Agnonese contro i laziali del Fiuggi, le impressioni del tecnico Matteo Pizzi a fine gara che esalta le qualità del gruppo Granata, sentiamolo. 6 punti nelle ultime due partite, l'Agnonese torna a respirare in classifica, frutto di una inversione di tendenza nel gioco dei Granata e nella maggiore conoscenza degli interpreti sul campo. Il Fiuggi si è dovuto inchinare al Civitelle, agli assalti dell'11 di casa, sofferto per l'Olimpia il finale in inferiorità numerica. È stata una partita sofferta, anche penso bella da vedere per gli spettatori, perché ci sono stati tanti alti e bassi, quindi penso che il merito più grande oggi dell'Agnone sia stato quello di leggere i momenti, cioè saper soffrire, perché loro il primo tempo ci hanno messo in difficoltà con le due mezze punte e quindi erano bravi a giocare tra le linee. Noi penso che il secondo tempo siamo partiti fortissimo, facendo in 3 minuti 2 gol, annullati, non so bene il motivo, però sta di fatto che l'arbitro sbaglia quanto sbagliamo noi allenatori, quanto sbagliano i giocatori, quindi fa parte del gioco. E poi è normale che dopo l'espulsione di Page alla fine ci siamo abbassati parecchio, però penso che è stata una vittoria di cuore e di carattere. È normale che anche i giocatori a volte sono poco lucidi. E poi devo dire che loro, gli faccio i complimenti perché è stata una squadra
forse la più aggressiva che ho visto, che ci ha messo soprattutto il primo tempo in grande difficoltà. E quindi devo dire che non era facile fare questo tipo di partita, questo tipo di reazione. È normale adesso che con due vittorie di fila l'umore è più alto e la squadra sicuramente ne ha vantaggio. E domenica 20, primo derby molisano della stagione, al Civitelle si affronteranno il lanciato Vasto Girardi e l'Agnonese. Passiamo adesso a calcio a 5, under 19, seconda vittoria in altrettante gare per la formazione del CUS Molise che sbanca 9-0 in campo del Free Time L'Aquila in una gara senza storia. La squadra allenata da Antonio Di Stefano continua così la sua marcia in campionato. L'altra molisana, la Sciaminadi, infligge invece un pesante 8-2 al Fustal Vasto al Palasturzo. Il prossimo fine settimana per la terza giornata, trasferta in Abruzzo, ospiti del Pescara. E questa era l'ultima notizia di sport, si conclude qui il telegiornale di TLT. Io come sempre vi ringrazio per avermi ascoltato e vi auguro un buon proseguimento di giornata. Arrivederci.